Un teatro pirandello gremito in ogni ordine di posto ha fatto da splendida cornice alla consegna del premio Mimosa d'Oro 2017, andato a Titti Postiglione, direttrice dell'Ufficio Emergenze della Protezione Civile. Prima di tutto una grande gioia, lasciatemelo dire, perché passare sotto i templi allarga il cuore a chi ama questo paese e questa terra. E poi un grande onore, ritiro questo premio personalmente, ma è un premio alla Protezione Civile, e quindi ancora una volta al nostro paese che in un'altra occasione tragica ha saputo dare tutto quello che aveva, anche il meglio di sé, quindi è un premio ai volontari, alle volontarie, ai professionisti del soccorso, dell'assistenza, ma soprattutto è un modo per continuare a stare vicino a comunità che hanno tanto sofferto e che hanno ancora bisogno che gli italiani non si dimentichino di questa tragedia. Quindi siamo qui anche per questo. Per la sezione del premio Mimosa d'Oro Giovani è stato assegnato a Selene Caramazza, una giovane attrice di Favara. Sicuramente è una grandissima emozione. Fino a qualche anno fa sono stata su questo palco con un'opera di Pirandello e mi ricordo ancora quel giorno che forse da lì un po' che è partita anche la mia passione. Quindi oggi essere qui e essere premiata fa un grandissimo piacere, poi come emergente è veramente bello. Nel corso della serata, condotta da giornalisti Gabriello Modè e Giuseppe Moscato, che ha curato anche la direzione artistica, sono stati consegnati anche riconoscimenti speciali che fanno da corollario al premio Mimosa d'Oro 2017. Premiati Gesuela Pullara, commissario della Polizia Penitenziaria, Maria Volpe, ispettore capo della Polizia di Stato, Irene Messina, campionessa italiana di lancio del martello, Cinzia Favara, presidente della LAD Onlus, un'associazione in favore dei bambini con malattie oncologiche, le volontarie della Croce Rossa italiana di Lampedusa con Deborah Diodati, presidente dell'area metropolitana della Croce Rossa italiana di Roma. Per me è un momento di grande gioia essere premiata qui oggi ad Agrigento e ricevere questo riconoscimento che altro non è che l'impegno di tutte le donne, soprattutto del volontariato, che si dedicano al volontariato e per me è un particolare motivo di orgoglio poter rappresentare la Croce Rossa italiana in questo momento. Noi come Croce Rossa di Roma stiamo gestendo il centro di primissima accoglienza a Lampedusa che abbiamo deciso di chiamarlo Amal perché in arabo Amal significa speranza. È sempre un'emozione, per me è sempre la prima volta. Ringrazio veramente l'Associazione Culturale per questo prestigioso riconoscimento. Ringrazio la Polizia di Stato che mi permette, tramite il mio lavoro, di esternare sentimenti di amicizia e di accoglienza nei confronti di chi arriva in situazioni di bisogno. Sono sicuramente onorata e ringrazio gli organizzatori dell'evento per avermi pensata per questo conferimento. Chiaramente è un momento importante ed è un premio che si dedica a tutte le donne, a tutte le donne che ogni giorno lottano per riuscire ad assicurarsi uno spazio in ambito professionale nei contesti sociali che possono essere anche i più disparati e i più complicati. Un momento particolare si è vissuto con la premiazione a sorpresa delle viceprefetto in servizio presso la prefettura di Agrigento, che non erano state informate dell'assegnazione del riconoscimento e che erano state invitate come semplici ospite. Le premiate sono state il viceprefetto Giovanna Termini, Lea Passalacqua, Carmelina Guarneri, Elisa Vaccaro e il viceprefetto aggiunto Maria Luisa Battaglia. Questo pubblico così caloroso, così numeroso, veramente mi riempie di orgoglio e mi fa dire che veramente la manifestazione, la Mimosa d'Oro, è attesa ed è forse una, perdonatemi la presunzione, una delle più importanti per il nostro territorio, forse perché i temi che portiamo avanti, le persone che premiamo, sono veramente tutto segno della gente buona, sana, onesta che c'è nel nostro paese.